Ciao a tutti! Oggi prepareremo il pane di rose. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora più 3 ore di lievitazione circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 0, acqua, latte, lievito di birra fresco, olio evo, zucchero, sale e burro. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte. L'acqua, lo zucchero e il lievito. Ed azioniamo il bimby per 3 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungere la farina, l'olio, e il sale. E facciamo impastare per 4 minuti in modalità spiga. L'impasto è pronto, trasferire in una ciotola, coprire con pellicola trasparente e riporre in forno spento per almeno 2 ore. Trascorso il tempo abbiamo ripreso l'impasto, adesso lo trasferiremo su un piano di lavoro infarinato. Stendiamolo con il mattarello formando un rettangolo. Spennelliamo il burro su tutta la superficie. Formiamo un rotolo dal lato più lungo. Effettuiamo dei tagli per formare dei pezzetti da circa 5 cm. E posizionarli su una teglia da 24 cm ben imburrata. Dopo aver formato tutte le rose, facciamo lievitare in forno spento per 1 ora. Trascorso il tempo, spennellare col tuorlo d'uovo e latte. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 30 minuti circa. Il pane è cotto, lasciamolo intiepidire prima di rimuovere dallo stampo. Pane di rose! Grazie e alla prossima ricetta!